Benvenuti a Maceratando, il podcast che vi porta alla scoperta delle curiosità storiche di Macerata. Io sono Roberto Cherubini e vi accompagnerò in questo viaggio nel tempo, alla scoperta della storia della nostra città. L'Unione, 26 marzo 1924. Via Etere giunge a Macerata per la prima volta la voce stentorea di Mussolini. Domenica, dalla stazione radiotelegrafica di Centocelle a Roma, opportunamente trasformata per la circostanza, è stato radiodiffuso per tutta Italia ed oltre il discorso che il Presidente del Consiglio ha pronunciato al Teatro Costanzi. Se non fosse sopravvenuta una inesplicabile interruzione della conduttura elettrica tra il suddetto teatro e la stazione di Centocelle, i possessori di apparecchi riceventi avrebbero sentito il discorso dalla viva voce dell'onorevole Mussolini. Malgrado ciò, l'unico apparecchio esistente a Macerata ha ricevuto molte frasi dette dal Presidente del Consiglio, con quello slancio tanto abituale ai suoi discorsi. E si sono uditi gli evviva della folla, il delirio degli applausi, gli inni patriottici, tutto ciò attraverso lo spazio per virtù della strabiliante invenzione marconiana. Testo tratto dai volumi La città sul palcoscenico, arte, spettacolo, pubblicità Macerata dal 1884 al 1944, a cura di Franco Torresi. E con questo si conclude l'episodio di Maceratando, il podcast di Roberto Cherubini che ha curato anche il montaggio. Grazie per averci ascoltato e vi diamo appuntamento al prossimo episodio.